Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei dire che su questa delibera la Commissione Urbanistica ha lavorato non solo negli ultimi giorni, quando è arrivata la proposta dalla Giunta, ma che in questi anni abbiamo fatto altre commissioni, una ricordo anche in loco, quindi in sopralluogo, ed era addirittura una commissione tripla congiunta con la commissione mobilità e con la commissione cultura, proprio perché l'attenzione da parte nostra come amministrazione è sicuramente focalizzata non tanto sulla realizzazione dei comparti privati che hanno seguito già un loro percorso grazie al concorso di progettazione che ha visto vincitore lo studio vincere appunto lo studio Viganò, di Paola Viganò, quanto appunto la necessità da parte di questa amministrazione di vedere in questa delibera una opportunità nel realizzare dei nuovi spazi pubblici che possano essere sia messi a servizio dei cittadini del quartiere Flaminio, ma anche degli spazi pubblici di scala urbana come quello che in delibera viene indicato in maniera abbastanza generica, questo lo condividiamo, l'abbiamo anche condiviso in commissione, come Museo della Scienza. Io mi voglio soffermare però su un punto che è emerso da parte delle opposizioni, che è quello che probabilmente l'impianto della delibera, così come era già stato presentato e votato nel 2014, è un impianto che formalizzava le quantità e quindi la suddivisione tra gli spazi pubblici e gli spazi privati e le loro principali destinazioni d'uso. Quindi già nella delibera che è stata votata da quest'Aula nel 2014 e anche tutta l'attività svolta dal precedente assessore con il protocollo d'intesa, quindi con Cassa Depositi e Prestiti, si è sempre solo parlato di quantità. Infatti, se si legge bene la delibera, e anche la delibera precedente del 2014, e credo che in Commissione avessimo citato anche una riunione che l'assessore Caudo fece, nella quale si decisero proprio queste quantità. Si parlò di 72.000 metri quadri di SUL, suddivisi in 45.000 da destinare all'intervento privato e i restanti 27.000 al comparto pubblico, al Museo della Scienza. Quindi posso dire, e lo voglio sottolineare, che già da quando questa delibera è nata nella sua impostazione, probabilmente non c'è stata mai una riflessione attenta su quello che doveva essere realizzato all'interno soprattutto del comparto B, che è identificato come Museo della Scienza. Noi quindi un lavoro come commissione l'abbiamo fatto, ricordo quindi a coloro che erano presenti, eravamo praticamente in quella commissione congiunta tripla presenti quasi tutti i consiglieri di quest'Aula, perché chi per mobilità, chi per cultura, chi per urbanistica, abbiamo evidenziato che era necessario portare avanti dei progetti dal punto di vista della mobilità e quindi per esempio la realizzazione di una linea tranviaria su via Guido Reni che andasse a collegare la linea già esistente su via Flaminia con piazza Risorgimento, e su questo le commissioni si sono espresse molto chiaramente anche in sede di commissione, quindi di voler utilizzare il contributo straordinario previsto in delibera non per lastricare d'oro ovviamente solo il tratto davanti all'ex caserme di Guido Reni, ma proprio per rivedere tutta la mobilità di quel quadrante, addirittura progettando una nuova linea tranviaria. Quindi credo che da quel punto di vista l'indirizzo delle commissioni sia stato evidentemente chiaro, e magari, come potrà anche dire il Presidente della Commissione Stefano, sicuramente il Dipartimento Mobilità sta lavorando anche a progetti di questo tipo che sono stati inseriti nel PUMS e per i quali sono stati richiesti anche dei finanziamenti al Governo. Quindi questo per quanto riguarda la mobilità. Per quanto riguarda la cultura,
Ricordo che già in quella sede le commissioni si espressero in maniera molto chiara, dando un'indicazione precisa sull'immobile del comparto B. Voglio precisare, perché negli interventi che mi hanno preceduto si fa confusione tra i servizi di livello locale e il Museo della Scienza. Nell'atto d'obbligo che citava la consigliera Mennuni, ma forse non ha fatto questa distinzione quando leggeva la delibera, è scritto che Cassa Depositi e Prestiti dovrà realizzare esclusivamente i servizi pubblici di livello locale e non certo il Museo della Città della Scienza, alla cui la realizzazione dal concorso, il bando, la gara e la realizzazione dell'oggetto, del manufatto, spetterà esclusivamente all'amministrazione. Non è mai stato scritto da nessuna parte che fosse competenza di Cassa Depositi e Prestiti. Quindi quello che a cui faceva riferimento la consigliera Mennuni riguarda soltanto i servizi urbani di livello locale. E effettivamente nell'atto d'obbligo c'è un passaggio che dice che se l'amministrazione non dovesse formalizzare, quindi nei tempi, una proposta progettuale su questi servizi, Cassa Depositi e Prestiti potrà monetizzare l'importo di questo intervento. Anche noi in commissione, nelle ultime commissioni, abbiamo detto che questa è un'ipotesi assolutamente da scongiurare, e pertanto abbiamo presentato sia un emendamento che degli ordini del giorno che vanno esattamente in questa direzione. E lo dirò anche negli interventi magari che farò successivamente sugli atti singoli, mirano questi ordini del giorno a fare in modo che già da subito, quindi dall'approvazione di questa delibera, che ricordo è una delibera di adozione di variante, dovrà partire il concorso, la fase del concorso per la progettazione di questi spazi, in modo da poter arrivare nei tempi dell'approvazione già con la selezione da parte dell'amministrazione del progetto da realizzare e quindi che dovrà essere realizzato da Cassa Depositi e Prestiti. Io non mi vorrei dilungare molto perché la delibera è stata già ben illustrata dall'assessore, ma mi vorrei ricollegare al suo intervento per quanto riguarda la riflessione in materia di standard urbanistici e anche di quelli che vengono chiamate giustamente delle deroghe. Mi voglio soffermare perché innanzitutto, per rispondere sempre anche ai consiglieri di opposizione, in particolare al consigliere De Priamo, che paventava, non lo so, un'irregolarità, un'illegittimità, questo passaggio lo abbiamo chiarito anche in commissione. La deroga non la stiamo dando, cioè la stiamo dando noi, ma è prevista dallo stesso DM 144 del 68 ed è suffragata questa deroga da una verifica di sostenibilità urbanistica che penso abbiate letto tutti quanti voi. Cioè, se non fossero state fatte queste verifiche, questa istruttoria, la deroga prevista dallo stesso decreto ministeriale non si sarebbe potuta applicare. Mi riferisco ovviamente alla deroga del reperimento dei parcheggi e del verde pubblico. Però ecco, colgo lo spunto dato dall'assessore Montuori per dire che noi siamo ancora molto legati all'idea dello standard così come previsto dal decreto, mentre forse a svariati decenni dall'approvazione di quel decreto dovremmo fare uno sforzo e un passo in avanti. Tra l'altro, in un'altra commissione urbanistica in cui si parlava di consumo di suolo e di rigenerazione urbana, è stato detto che in alcune regioni questo è stato fatto, perché sono state approvate delle leggi regionali che non individuano più lo standard urbanistico in quantità, quindi tot metri quadri di verde o di parcheggio, ma soprattutto come qualità dei servizi che vengono dati ai cittadini. Ci sono delle città che si sono già dotate di piani di servizi che comprendono ovviamente anche gli standard, ma che
allargano lo sguardo a tutta una serie di funzioni che sono utili ai cittadini e rendono i quartieri più vivibili. Quindi io ritengo che le commissioni abbiano fatto in questa sede il loro lavoro e questo lo vedremo, poi lo discuteremo anche negli atti successivi. L'obiettivo principale che noi vogliamo cogliere e raggiungere è quello di arrivare all'approvazione della variante urbanistica con in mano i dati necessari per poter far partire assolutamente in maniera contestuale e contemporanea la realizzazione sia dei comparti privati che dei comparti pubblici. Grazie.